E al primo posto, devo esprimere un grande piacere, perché lo scorso anno alla Rome Offshore Speed Race, che era sul percorso dal porto di Ostia a Ponza, ha vinto un amico, un nostro amico comune, che è Marco Pennesi, che aveva intenzione di smettere, ha vinto insieme a Maurizio Schepici, e io forzatamente l'ho voluto far ritornare alle corse e ha vinto. La stessa cosa ho fatto con l'equipaggio di Federico Terenziani, spingendo anche il papà, che ovviamente è poi il team manager di questo equipaggio, e si sono aggiudicati con tanta bravura questa gara. Bravi. Just an alley creeper, light eyes breathing in. The young fighter screaming. Dopo vi scambiate. Ed eccoci in compagnia del team che ha vinto oggi il titolo assoluto, proprio ha fatto il tempo migliore nelle due gare, Enrico Marani, che ci ha già regalato tante soddisfazioni in Endurance, ma oggi eri a bordo di questo splendido Donzi, con Federico Terenziani, che è il figlio di Franco, e voi due oggi avete fatto due bellissime gare, due gare dove avete dimostrato che senza raggiungere quello che era la velocità di quella più veloce, avete fatto una media di 90 nodi, che comunque di tutto rispetto, però l'affidabilità e arrivare in fondo nelle due gare è stato fondamentale per vincere questo assoluto. Certo, sì, oggi è stata una bella giornata, abbiamo fatto la prima gara io e Enrico insieme, e sapevo Enrico fosse un buon pilota e oggi l'ha dimostrato. Abbiamo fatto una prima manche molto veloce, abbiamo impostato una buona rotta che abbiamo rispettato, abbiamo fatto un buonissimo tempo. Poi dopo ci siamo ripetuti nel ritorno abbiamo fatto stessa rotta, la barca si è comportata veramente bene e a causa anche appunto di errori, distrazioni degli avversari, questo ci ha portato a essere il team vincente del Gran Premio del Salento. Per voi che giocate in casa, perché ricordiamo voi vi siete trasferiti proprio qua, era importante? Per noi è importantissimo vincere questa gara, perché abbiamo molti sponsor di questa zona che ci seguono, le Maldive del Salento, la Rua, Terramasci, Bar del Moro, tutti i ristoranti qua e posti del luogo. Dove, poi, tra l'altro, noi consigliamo a chi verrà nel Salento di andare ad assaggiare quello che poi è la cucina tipica, perché è molto buona, molto particolare. Certamente sì, poi dopo chiaramente tutto questo è stato possibile grazie anche agli sponsor storici che ci hanno seguito, come Interclays, che continua a seguirci, e devo dire che lo staff tecnico con la BF Custom Marine di Franco Bazzocchi, il nostro meccanico Giuliano e tutti quelli che ci seguono, anche amici, appassionati, è veramente un grazie, perché hanno fatto sì che oggi ciò si realizzasse. Ecco Enrico, tu sei abituato a regalare grandi emozioni con la tua barca, ricordiamo il 77, hai vinto l'anno scorso, hai vinto anche il mondiale, insomma, ecco, però qua hai dovuto condividere la guida, la conduzione della barca, ovviamente queste barche si portano in due, cambia molto, vero, rispetto a come sei abituato a tenere una barca che gestisci tutto da solo? Cambia tanto, sì, però diciamo che l'affiatamento è subito stato ottimale con il mio amico Federico e niente, no? La barca era performante al massimo oggi, proprio era bella spianata, no? Non c'è niente da dire. Subentrano altri fattori rispetto alle barche piccole dell'Endurance Gruppo B, ricordiamo barche da 7 metri, chiaramente è tutto un altro tipo di navigazione, è un'altra barca, però ovviamente ci sono tante insidie e lì bisogna stare attenti, come diceva, si possono fare tanti errori in una gara, non è soltanto il motore che esprime il meglio. Sì, noi comunque abbiamo cercato di usare al meglio la barca e questo ci ha premiato, e come prima gara essere arrivati primi, aveva vinto il Gran Premio del Salento, sono aggiudicati più di così non si poteva proprio chiedere, no? Però dai, è stato bello, gara bellissima, anche tutta l'organizzazione bellissimo, tutto proprio fantastico. Ma noi ti abbiamo visto anche ieri alla conduzione di un mezzo che non era sul mare, un tir.
purtroppo il tir mi ha fatto guidare perché ci mancava, ma il camionista, però bella esperienza. Te la sei cavata bene anche lì, con le virate abbiamo bella visto. Bella esperienza anche quella, devo dire. Bella esperienza. Ecco Paolo, ma andare in barca con un campione come Enrico Marani sicuramente è sempre più facile che non portare ovviamente un pilota nuovo, però ricordiamo quanto sia importante poi nella motonautica avvicinare quelli che abbiamo visto oggi, ci sono stati tanti giovani anche con dei gommoni, questo poi andrebbero affiancate queste due figure, i campioni e i giovani che magari... Diciamo di sì, diciamo che oggi abbiamo visto due nuovi gommoni entrare, la cosa ci ha fatto molto piacere perché vuol dire che c'è gente che vuole correre anche con dei mezzi, devo dire, di tutto rispetto. Io pratico questo sport dal 2005, quindi so cosa vuol dire poi passare da un'imbarcazione di porto spinto a un'imbarcazione di questo tipo, e consiglio chiaramente sempre anche ai nuovi ragazzi di affiancarsi a piloti con tante partenze, tante gare, in modo tale di agevolare questo ingresso e anche fare cose più in sicurezza, sicuramente sì. Allora noi facciamo i complimenti di nuovo. Tra l'altro qualche motore, facciamo i complimenti a voi per quello che avete dimostrato oggi con la vostra barca, avete dato spettacolo, il pubblico si è divertito tantissimo perché lungo la costa c'era tanta gente che vi vedeva passare, sentiva il vostro rombo che noi dall'elicottero sentivamo anche noi, un rombo molto bello, è un canto che... Speriamo tante ragazze. Tante ragazze, stasera ci sarà poi la premiazione, Enrico noi... Ti facciamo veramente tanti complimenti per quello che hai fatto insieme a Paolo e ovviamente ti aspettiamo su quelli che sono i campi gara dell'Endurance, perché dove hai già dimostrato a Jesolo vincendo la gara importante che c'era, e sei pronto adesso a Bellaria, giocherai in casa. Bellaria devo comunque ripetermi, anche perché è già 2 anni che vinco e di conseguenza bisogna bissare. Oggi eravate in casa sua nel Salento, sabato prossimo saremo a casa tua. Mia. Esatto, faremo il massimo e le condizioni direi che ci sono comunque. E allora grazie ancora di tutto, complimenti veramente per queste due gare, ci vediamo stasera alle premiazioni. Federico Terenziani e Marani con l'imbarcazione Maldive del Salento, primi classificati nella tappa da Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Bravi. Ed eccoci amici di Non Solo Mare, ci ha raggiunto in questo momento Franco Terenziani che oltre ad essere il papà di Federico è il team manager per quanto riguarda questa barca storica, il Donzi, che ha vinto tanto nel mondo, che ha dato grandi soddisfazioni. Oggi voi avete voluto essere qua a questa prima edizione del Gran Premio del Salento, dove c'era veramente un po' tutto quello che era la crema di questa categoria del P1, c'era anche Cangiano, siete riusciti a vincere l'assoluto, cioè a dimostrazione che sicuramente sulla prestazione, sulla velocità massima, ognuno fa quello che può con i propri motori, però poi sì, le gare si vincono anche arrivando in fondo. Arrivando in fondo sempre con la stessa, con la velocità comunque di Gitone, abbiamo fatto più dei 95 oggi. Direi che una velocità di media molto alta, molto alta per essere tra l'altro in un contesto insomma che è particolare, perché ricordiamo quante insidie poi presentava il circuito. Sì, c'erano le varie secche, c'erano anche delle... Un mare che si addice di più forse al bagno, al diporto, che non alla gara da motonautica, però questo era il bello di questa gara. Senz'altro, direi che la gara è stata molto bella, è stata appassionata e abbiamo fatto due man bellissime perché non abbiamo sbagliato niente. E questo ci ha portato alla vittoria del Gran Premio del Salento. Ecco, sono gare che ovviamente richiedono un impegno economico importante, perché la partecipazione a queste gare, che purtroppo in questi anni hanno subito sicuramente qualche perdita di qualche team importante, proprio perché i costi sono abbastanza alti, e qua bisogna spendere due parole ringraziando ovviamente tutti quelli che ancora permettono di correre queste gare, quindi gli sponsor delle varie imbarcazioni. Allora io poi la vostra tra l'altro è molto particolare perché richiama proprio il Salento. Sì, ma mi chiama il Salento perché io comunque ormai mi sono trasferito a vivere qui nel Salento e ho tantissimi amici, e sono riuscito a trovare amici che mi hanno aiutato nell'operazione che abbiamo fatto quest'oggi. Li posso citare, direi che il maggiore è stato il signor Vito Vergine, che è praticamente il proprietario del bagno del nome della barca. E poi altri che sono... E poi Maldive del Salento, no? Perché... Delle pescolude, le Maldive... Poi secondo me sono le Maldive che dovrebbero guardare il Salento, perché qua abbiamo visto uno scenario incantevole. Bellissimo, infatti sì, direi che il Salento è proprio anche da spingere sotto questo aspetto, perché è un territorio proprio da mare, va bene? Perché è bellissimo.
Uno spettacolo che hanno potuto vedere in tanti, perché noi con l'elicottero oggi passando abbiamo visto quanta gente si era riversata proprio lungo la costa a vedere queste barche, questi motori che poi solo il loro rombo già affascina, richiama proprio l'attenzione, molta gente è corsa per vedere questi bolidi passare sul mare. Poi il nostro intento, direi anche i team che hanno partecipato in questa manifestazione, è proprio quello di rilanciare la motonautica di altura, diciamo, negli scafi, nella nostra categoria, perché sono 3 anni praticamente che si corre a pezzi e bocconi. Il rilancio, stiamo cercando di rilanciare questo sport che è bellissimo, speriamo anche nella federazione che ci aiuti a rilanciare il tutto. Una formula questa qua proprio della maratona, questa di fare la lunga distanza oggi da Gallipoli a Santa Maria di Leuca, che permette forse di esprimere al meglio quelle che sono le potenzialità di imbarcazioni come queste. Queste sono barche che nascono proprio con la logica di... Sono barche d'altura. Non è barca da circuito, no, con tante boa, perché ridurresti... Ho fatto anche questo, però la barca si presta più per le grandi velocità nei grandi trasferimenti. Comunque, il tutto oggi ha quadrato tutto, giornata bellissima, mare bellissimo. La Coppa dell'Assoluto è vostra. La Coppa dell'Assoluto è nostra, ringrazio ancora nuovamente gli sponsor, le Madive del Salento, ringrazio la Rua, ringrazio il Bar del Moro e l'Osteria di Terramasci, che sono stati i nostri primi sponsor, e spero che per il prossimo anno di poter rinnovare questa gara per poter ancora partecipare, sperando di vincerla. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua... Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.